Sono molto carini da vedere, ma come avete visto hanno delle crepature, sembrano quasi fritti, c'è qualcosa che non ha funzionato nella ricetta che ho provato, quindi no, non ve ne parlerò. Tra l'altro sono molto duri, tipo cemento, quindi secondo me forse sono anche immangiabili, proverò a inzupparli in qualcosa. Però appunto sono carini ed è un peccato, ero riuscita a farli di tre colori diversi, ovvero liscio, senza nulla di aggiunto, quelli scuri sono invece al cacao e questi marroncini cannella e zenzero. Peccato. Quanto adoro la luce che c'è verso il tramonto qua a casa, purtroppo in video non rende tantissimo, ma io la amo, la amo! Comunque, ieri ho avuto una giornata talmente frenetica che non sono riuscita a filmare nulla, nonostante io avessi in programma di filmare, soprattutto perché si preannunciava una giornata, diciamo, tipo delle mie fra lavori e quant'altro, però appunto sono stata così tanto presa, poi la sfiga continua, amici, la sfiga continua, ieri ne sono successe due grosse, una personale e una lavorativa. Ma va bene, cerchiamo di ingoiare il rospo e andare avanti sperando che almeno una delle due cose si risolva in qualche modo. Ma parliamo di cose belle piuttosto. Oggi sono venuti i miei genitori a farmi visita e mi hanno portato delle cosine carinissime, un po' di piantine, erbe aromatiche per il balcone e poi delle cose per casa. E con cose per casa intendo melograni, mi hanno portato un po' di mele, pere, queste zucchette ornamentali prese direttamente dal loro orto, mi hanno portato delle noci, delle castagne. A proposito di noci, mi hanno portato anche uno schiaccianoci e questo è uno di quelli abbastanza direi tipici ungheresi, è veramente carinissimo. Direttamente da casa loro mi hanno portato poi delle fragoline di bosco e della lavanda, speriamo che attacchi. Questo è forse uno dei miei tris preferiti, c'è cioè del timo tipo al limone. Si vede anche che è piuttosto giallo rispetto al timo classico, che è questo qua che io adoro soprattutto per fare le patate. E poi della salvia con le foglie larghe. Qua abbiamo altre fragoline, adoro, sono veramente carinissime. Abbiamo fatto questo vaso e mezzo, diciamo, di fragole. E poi non ve l'avevo fatto ancora vedere, questo è il mirtillo, è una pianta di mirtillo gigante che inizia pian piano a fare le foglie un po' rosse, quindi diventerà bello bello autunnale secondo me. Il contro di tutta questa situazione è che adesso ho un impegno maggiore, mi devo impegnare maggiormente per tenere vive tutte queste belle piantine, in particolare il mirtillo, io non ho idea di come si faccia, quindi già un po' mi sono documentata, ho guardato un po' di cose, però devo continuare insomma per capire bene come mantenerlo splendido, splendente. Poi una cosa che mi piacerebbe fare, visto che questa è solitamente la postazione dove ultimamente mi metto per le dirette Twitch, ho aggiunto delle lucine che da qua non si vedono molto, ma poi pian piano insomma diventerà buio e si vedranno di più. Poi tra l'altro non le ho accese, ma sono le mie classiche lucine lilla che si vedevano in alcuni video di un po' di anni fa ormai, sono tornate. Prossimamente mi piacerebbe mettere un proiettore e quindi creare ancora più atmosfera. Non lo so, adesso che appunto le giornate si stanno accorciando, quindi diventa buio presto. Mi piace l'idea di creare un ambiente ancora più cozy. Vediamo se ce la farò. Stavo per dimenticarmi un'altra delle cose emozionanti che mi hanno portato i miei. Io sono andata a caccia del calendario dell'avvento, come vi dicevo, che non ho trovato. È stata una grandissima delusione e in generale la ricerca del calendario dell'avvento del tè della English Tea Shop. Penso proprio che abbiano aumentato inspiegabilmente, a mio parere, i prezzi. Ma mi sono rifatta perché ho mandato in missione mia sorella da DM e lì c'era il mondo dei calendari dell'avvento e me ne sono fatta prendere non uno, non due, tre calendari. Il primo è un calendario un po' forse triste e misero dell'avvento del tè che è costato nemmeno 3,50 euro. In realtà è che io trasformerò nel perfetto calendario dell'avvento di tè perché chiederò a mio marito di prendere le bustine che dovrebbero essere numerate e di metterle nei sacchettini del calendario dell'avvento fai da te. Ve l'avevo fatto vedere l'anno scorso, magari vi lascio qua da qualche parte il video. Così comunque mi rimane la sorpresa e visivamente
forse anche più carino da spacchettare. Dovrebbero essere comunque tutti tè natalizi, festivi, tè e forse anche tisane, perché alcuni mi sa che non hanno teina. Non l'ho mai provato ed è proprio della marca DM, sono molto curiosa. Secondo calendario dell'avvento, non so bene come farvelo vedere perché è ancora imbustato, è questo qua, bello grande, è tutto dedicato agli snack vegani, ci sono 24 caselline. Volevo tantissimo trovare un calendario dell'avvento a base cibo e questo qua sembra buono. Come si intravede poi dietro c'è il terzo e ultimo calendario dell'avvento, che è di Alverde. Qui dentro anche questo è bello, bello grande, devo dire, non me lo aspettavo. Anche qua ci sono 24 caselle, aspetto sicuramente molto molto natalizio, è adorabile. E dentro ci sono tutti i prodotti per la cura della persona, quindi doccia schiuma, immagino creme, eccetera. Dimmi che sei felice senza dirmi che sei felice, insomma, anche questo avvento è salvo. L'anno scorso, subito dopo Natale, mi era venuto in mente di fare una sorta di quaderno natalizio in cui segnare ad esempio le varie decorazioni, carta regalo, biglietti, insomma tutto quello che ho in casa. Ho fatto una sorta di inventario perché era, se non sbaglio, proprio quel momento in cui avevo disfatto l'albero, avevo messo via insomma un po' di cose e quindi era la migliore occasione per segnare che cosa era rimasto dal periodo natalizio, in modo che quest'anno so che cosa ho e che cosa mi manca. E mi è venuto in mente perché mi era venuto in mente che cosa regalare a Natale quest'anno mio marito, e quindi mi sono detta: cavolo, mi avevo fatto un quaderno in cui segnare a chi fare i regali, le varie idee, le varie decorazioni, non solo per l'albero ma per la casa, la carta regalo, i biglietti che ho, i nastri, eccetera. E secondo me è un'ottima idea, perché spesso ci si riduce all'ultimo secondo, oppure non avendo magari tutto in casa, uno dice: ma potrebbe servirmi questa decorazione, mi potrebbe servire quest'altro. Poi quando tirate fuori effettivamente la roba possono capitare dei doppioni o ci sono più cose del previsto, oppure magari si vuole fare qualcosa ma appunto ci si riduce all'ultimo e non si trovano più disponibili alcuni attrezzi, alcune cose. Mi viene in mente ad esempio per preparare la casa di pan di zenzero, c'è stato un anno in cui ci siamo un po' ridotti all'ultimo, non abbiamo trovato kit, non abbiamo trovato formine e quindi quest'anno me lo sono già segnato tutte le cose che mi servono per fare le casette di pan di zenzero, mi ero segnata per i calendari dell'avvento, mi sono segnata anche i vestiti accessori natalizi che ho già, quindi vedi, mo mi ero preparata bene, avevo segnato le cose da fare prima di dicembre, quindi le decorazioni, i regali, le idee, le cose da tenere pronte per le casette di pan di zenzero e anche tutte le cose che ho invece per la tavola, perché l'anno scorso avevo acquistato dei piattini, dei bicchieri a tema natalizio, quindi mi sono segnata tutto. Che bello, mi sento già più serena. Ovviamente c'è tempo, si scherza, però mi era venuta in mente questa idea regalo e quindi ne ho approfittato per rispolverare un po' questo quaderno.